Ma siete fidanzati ufficialmente? Insomma, diciamo che mio padre non vuole. Tornerò zitto! T'aspetto! Almeno ci provo da un po'. Come ti chiami? Gioffredi Francesco. Per gli amici, Ciccio. Ma che fai? Ciccio Tamburo. Tamburo! Ciccio Tamburo! Ma se Dio vuole bene a tutti, perché a me non mi vuole bene? Ma che dici? Io ti voglio bene, c'è tutto per correre. E vedo gli occhi tuoi dire. Voglio andare al conservatorio. Io voglio diventare un grande batterista. Ma che sto casino? Hai visto cosa me l'hai fatto diventare con questa minchia di musica? Lasciami! O se ne va lui o me ne vado io. Dove dovrebbe andare secondo te? La scheda ti chiede quanti anni hai e tu cosa hai risposto? 83. Il ragazzo per ora resta qui in osservazione. Non sono pazzo. Andiamo via, mamma, ti prego. Assurdi vorrei, nessuno. Se ti aiuta a prendertela con me, fai pure. Ma tu non sai quanto soffro per mio fratello. Mamma, aiutami, ho paura. Oh, se ci sta bello e bravo come te, non piange. Pensi che ce la farò a diventare un musicista? Eh sì, certo che ci credo. Solo per me, bravo! Mi trascino su. E hai ragione, perché si cade più veloce se si cade in due. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!